Il solito ricco parterre di stelle del calcio regionale e nazionale ha dato il rivita al Teatro Comunale all'edizione 16+1 del Premio Nazionale del Calcio Siciliano, un evento sportivo che il patron Claudio Lamattina, unitamente ai suoi fedeli collaboratori Fabio Prelate e Rosario Sallemi, porta avanti da anni con immutato spirito ed entusiasmo. E ieri sera erano in tanti i protagonisti da premiare, tra giocatori, tecnici, direttori sportivi, arbitri e giornalisti, accolti sul palco da Michela Calcagni e Sassà Salvaggio. Ricco anche il parterre dei dirigenti federali, oltre a quello delle cosiddette vecchie glorie del calcio. Ricevere un premio è sempre un momento di grande soddisfazione, soprattutto quando anche gli altri vedono che il lavoro che hai fatto è stato all'altezza. Io quindi ringrazio l'organizzazione per aver pensato a me quest'anno, anche quest'anno, perché sono uno dei fortunati a essere qui per la seconda volta. Un bel riconoscimento, seduti a fianco con Furino, difficilmente da riuscire a trovare, perché quando giocavamo eravamo nemici e ce le davamo di santa ragione, però quando ci ritroviamo dopo che abbiamo smesso, chiaramente ricordiamo volentieri quei tempi che furono molto belli sia per loro ma sia anche per un Toro che finalmente giocava per l'alta classifica. Sì, è un bel cambiamento, di solito i cambiamenti dovrebbero fare un po' paura, io l'ho fatto invece con un grandissimo entusiasmo, grande voglia di mettersi in discussione, soprattutto per poter dare qualche cosina ai giovani, magari che fa parte del mio bagaglio di esperienza, e vedere di far maturare qualcuno. È un grande piacere tornare, poi insomma un premio fa sempre piacere prenderlo, ritirarlo, quindi un ringraziamento sicuramente agli organizzatori. E sì, beh, per me insomma sono stati 5 anni quelli vissuti in Sicilia splendidi, per cui rimane un legame indissolubile.